presentazione c'è Cristian Alicata, che vorrebbe fare un'altra domanda. Solo una cosa ragazzi, domande brevi, prendiamo un po' di tempo. Buongiorno, Cristian Alicata, Associazione Anticiao. La domanda che volevo porre io nasce anche da alcune interrogazioni che ultimamente sono state presentate al Parlamento europeo sulla natura giuridica della proprietà dell'euro. Come abbiamo detto prima, la Banca Centrale Europea non può prestare denaro agli Stati a tasso agevolato e fondamentalmente quindi non svolge il ruolo delle banche centrali, cioè quello di essere il prestatore ultimo per gli Stati. Quello che chiedo a lei, che quindi se le sembra giusto e sensato, è che la Banca Centrale Europea stampi euro e lo ceda all'1% alle banche commerciali e a loro volta decidono appunto se acquistare titoli di debito a tassi che vanno dal 4% al 7%. Quello che le chiedo io è, mi sembra giusto che un tale sistema sia in vigore e che non sia una delle più grandi truffe invece perpetrate negli ultimi secoli da parte delle consorterie bancarie e finanziarie a danno dei cittadini? Grazie. Sono d'accordo. Vorrei dire a proposito che lo statuto della Banca Centrale Europea è molto simile allo statuto della Banca Centrale Tedesca e si basa su una filosofia tedesca che prevede una totale e assoluta indipendenza della Banca Centrale. So che esistono altre banche centrali che invece vengono guidate anche dalla parte della politica. Comunque, quando la Germania ha deciso di abbandonare il marco e di accettare l'euro, ha posto questa condizione e questa condizione è stata poi accettata. Che le regole vengano cambiate prossimamente è improbabile perché la Germania non sarebbe d'accordo. Comunque, so anche che il presidente attuale della BCE è un italiano. La signora Merkel dice che la Banca Centrale non deve intervenire per salvare gli Stati in difficoltà, ma deve agire in completa indipendenza. Mi sembra che sia un po' un controsenso. Comunque sono d'accordo. Aber ich teile persönlich gerade auch